Ciao a tutti ragazzi, oggi vi porto un nuovo tutorial dove vi farò vedere come si inizializza o formatta una PlayStation 4. Comincio col dire che ci sono due modalità per formattare o inizializzare la nostra PlayStation 4, ovvero la prima dal nostro sistema operativo della PlayStation e la seconda dalla modalità provvisoria tramite pendrive USB. Bene, cominciamo, andiamo su impostazioni. Poi andremo su inizializzazione tutto in fondo, inizializza la PS4, ci sono due modalità, rapida o completa, io consiglio di fare la completa così siamo sicuri di aver eliminato tutto completamente. Come potete vedere questo processo eliminerà tutti i dati, anche gli account, le registrazioni, tutto completamente. Se volete fare un backup per salvare i vostri dati, vi lascio il link in descrizione di un altro mio video che ho fatto in precedenza e vi metterò anche una scheda qui in alto a destra. Quindi premiamo sì e attendiamo che finisca l'operazione. Bene ragazzi, adesso la nostra PlayStation 4 è completamente formattata, come se fosse stata appena acquistata al negozio. Quindi dovremo rifare la prima configurazione per poi aggiungere l'account e poterla usare, come potete vedere. Quindi adesso passiamo al metodo quello più complesso, ovvero entrare in modalità provvisoria e installare tramite pendrive USB il sistema operativo. Ma prima di tutto dovremo scaricare il sistema operativo sulla nostra pendrive USB. Bene, quindi andremo sul sito ufficiale della Sony e cliccheremo file di reinstallazione di PS4 e partirà il download. Comunque non preoccupatevi perché vi lascerò il link in descrizione del sito ufficiale della Sony per poter scaricare il sistema operativo. Bene, arrivati a questo punto dovremo formattare la nostra pennetta USB. La inseriamo nel nostro PC, clic destro, formatta. Mi raccomando, qui dovete formattare in formato FAT32 in modo che la nostra Play leggerà la pennetta USB. Potete anche farlo in modo veloce e la formatteremo. Una volta formattata la nostra pennetta USB la dovremo aprire per creare delle cartelle all'interno. La prima cartella si dovrà chiamare PS4 in questo modo. Apriremo la cartella PS4, aggiungeremo una nuova cartella e la chiameremo update, che è la cartella dove andremo a inserire il nostro sistema operativo. A questo punto togliamo la nostra pennetta USB dal PC e andiamo ad accendere la nostra PlayStation 4 in modalità provvisoria. A console spenta premiamo per almeno 7 secondi il tasto di accensione della Play. Quando sentiremo il secondo beep potremo lasciare. Bene, arrivati a questo punto connetteremo il nostro joystick alla PlayStation 4 tramite USB. Premeremo il tasto PS e andremo su inizializza PS4, reinstalla software di sistema. Una volta cliccato inizializza PS4 dovremo collegare la nostra pendrive USB, come potete vedere. Cliccheremo su OK
La PS4 verrà inizializzata, ok, e adesso non ci resta che attendere. Bene ragazzi, come potete vedere anche con questo metodo la nostra PlayStation 4 è stata completamente formattata, come se fosse appena uscita dal negozio. Che dire ragazzi, io vi ringrazio di tutto, spero il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un bel like e anche un bel commento. E soprattutto rimanete aggiornati e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, alla prossima!